L'inquadratura per Paolo Dybala, pescato dalle nostre telecamere, ci si attende molto da lui. Da seguire con grande attenzione ovviamente la prova del capocannoniere del campionato, qui pescato dalle nostre telecamere, vedremo se avrà il piede caldo anche oggi. I tifosi sono accorsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale, ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo. Amici di EA Sports, un saluto, buon divertimento da parte mia, di Pierluigi Pardo e ovviamente di Lele Adani. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Sono gare speciali in grado di regalare sempre emozioni uniche, come la tradizione. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Pier. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire tanta. Si prospetta una partita a dir poco notevole. Freuler. Riceve Gonzalo Guedes. Buon pallone filtrante. Interviene il portiere, sventa il pericolo. Entrato fuori tempo e qui può starci il cartellino. Ammonizione che arriva dopo pochi minuti, l'arbitro non vuole farsi sfuggire di mano la gara. Intervento onesto, non cattivo, ma il giallo ci sta, Pier. Anche per placare sul nascere possibili vendette. Cerca il cucchiaio, intervento super. Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. Intercetta, attenzione da lì. Dybala! Il gol di Dybala! Si è coordinato alla perfezione e ha fatto secco il portiere. Rivediamo l'azione da cui è nato tutto. Ha sbagliato chiaramente la misura del passaggio e ha finito per regalare palla agli avversari. Una leggerezza imperdonabile a questi livelli. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Certamente fra i giocatori più attesi si è parlato moltissimo di lui nella immediata vigilia di questo match. Starebbe pensando, secondo alcuni ben informati, alla chiusura della sua carriera. Al momento sono soltanto voci. Solo lui sa se è arrivato il momento per chiamarsi fuori, eh? Probabilmente ne parlerà con la famiglia, con gli amici più stretti. Deve capire se è davvero arrivata l'ora di farsi da parte. Per come sta giocando io andrei avanti, perché cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Arbitro che tira fuori, ecco qui il cartellino giallo. Ha rischiato molto Pier, dovrà fare attenzione, eh? Se non si controlla corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo. Occhio al cross sul primo palo. Presa sicura da parte del portiere, davvero attento qui. Attenzione, pericolo! Miracolo del portiere! Occhio al pallone in mezzo. E c'è il gol! Ne hanno fatto un altro! Sono due adesso i gol di vantaggio. Hanno sfruttato questo calcio d'angolo alla perfezione, trovando il gol, come dimostrano le immagini. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Cambia il risultato intanto, andiamo in diretta sul match del Milan. Prima rete della partita per il Milan. Rete messa a segno dallo spagnolo Gerard Moreno. Decisiva la deviazione che ha messo fuori causa l'estremo difensore. Si sblocca dunque il match, 1-0 allo scoccare del minuto 28. Grazie, puntuale come sempre. La chiamata dell'assistente qui che ha visto il fuorigioco e non era facile. Fuorigioco al limite, ma tanto è bastato per indurre l'arbitro a fischiare e concedere la punizione.
Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla. Rete, e con questo sale a 2 oggi, l'impressione che potrebbe trovarne anche altri. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata dritta nello specchio. È difficile per i portieri prendere questi tiri. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Mele. Tocco per Mele. Zappacosta. Contrasto deciso e efficace. Riconquista nel possesso recuperando il pallone. Freuler. Riceve Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes. Dembélé. Zappacosta. Dembélé. Non riesce a tenere in campo il pallone. Efficace qui la marcatura. Ci si aspettava molto la Dybala alla vigilia, chi qui se la sta cavando bene. Fin dal primo minuto ha tenuto sotto pressione la difesa avversaria. E quando crei così tante occasioni, prima o poi la palla entra. E per lui anche più di una volta. Ci sarà un minuto di recupero. Ha spazio lungo la corsia. Lascia partire il traversone. Palla che resta in zona pericolosa. Primo tempo che si chiude qui. Tutto facile finora, almeno sulla carta, per gli ospiti. Avanti, come da pronostico. Ospiti sul velluto, stanno dimostrando anche oggi di trovarsi particolarmente bene in trasferta, e quando possono sfruttare le praterie concesse dalla squadra avversaria per ripartire diventano anche micidiali. Risultato che non sembra lasciare particolari spiragli a una possibile rimonta avversaria, anche se, come tu mi insegni Pier, poi nel calcio le partite possono cambiare volto da un momento all'altro. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Gagliolo. Neuhaus. Perde palla. Scopriamo insieme la prossima gara, che potrete seguire come sempre in diretta su EA TV. Beh, entrambi hanno giocatori in grado di trovare il gol in qualsiasi momento e praticano un calcio veloce, dovrebbe essere garanzia di spettacolo. Ci sono metri per andare. Occhio qui al contropiede. La difesa rientra, svanisce l'inerzia nel contropiede. Può metterla in mezzo. Vuole un pallone lungo. Vediamo se riesce a passare il difensore. Palla che spiove. Interviene ed evita guai. Ecco Pulisic. Conclusione potente ma leggermente imprecisa. Palla che sorvola la traversa. Bello questo tentativo, perché ha calciato in maniera quasi perfetta e ha sfiorato un gran gol. Abbandona il campo e finisce qui la sua gara. La mette sulla corsa del compagno. EA TV, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario. È questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete.
Azione da seguire. Che chance clamorosa. Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto. No, ferma un attimo. Qua si è davvero superato, eh. La mette in mezzo. Poco convinto in questo intervento. Lascia lì il pallone. Allontana la minaccia qui. Hanno metri a disposizione. Pulisic. Attenzione perché è pericoloso. Non concede nulla all'attaccante. Cabral. Bravo qui il difensore, recupera un buon pallone. James. Ecco Pulisic. Fischia l'arbitro, sembrava buona, qui l'assistente ha visto l'offside. Era in linea, ha visto bene. Una chiamata sicuramente non semplice. Complimenti. Zappacosta. Deron. Gonzalo Guedes. Si libera bene della marcatura. Si libera a spazio. Portiere che allontana senza problemi. 600 secondi da giocare ancora. La perdono. Tapsoba. Si fanno portare via la palla, occhio. Perdono nuovamente palla. Guadagna metri. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. Gonzalo Guedes. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Palla rubata in una zona pericolosa. Arriva il fischio dell'arbitro. Vittoria per gli ospiti che confermano un rendimento eccellente fuori casa. Successo netto, che era da mettere in preventivo alla luce dei loro precedenti in trasferta. Non è mai semplice però ripetersi, specie a questi livelli. Dimostrano di trovarsi particolarmente a proprio agio lontano da casa, più di tutti. E i risultati fin qui gli stanno dando ragione.